Bentornati a tutti ragazzi, questo è un nuovo episodio della serie calciomercato FIFA 18, per la precisione il numero 8, con la rifondazione, la seconda parte della rifondazione della Fiorentina di Stefano Pioli e Corvino. Abbiamo iniziato questo progetto con un po' di acquisti e naturalmente vendite davvero importanti, come sta succedendo nella realtà. Se volete vedere una nuova squadra, se siete curiosi di scoprire quale sarà la prossima squadra, naturalmente siete sempre voi a sceglierlo e scrivete qui sotto nei commenti quale altra squadra volete vedere. Vi ricordo che ho già effettuato questa serie con Inter, Milan, Fiorentina, tra l'altro due volte l'Inter, una volta con Conte e una volta con Spalletti. E allora andiamo a cercare il giocatore che secondo me arriverà a breve. Sto parlando di Giovanni Simeone, il figlio del Ciolo, o meglio il Ciolito Simeone, al momento al Genoa. Un acquisto che potrebbe servire davvero tanto questa Fiorentina, proprio perché abbiamo un Kalinic che nella realtà sta per andare al Milan. Quindi inseriamo nella trattativa Tatarusanu, proprio perché abbiamo altri due portieri interessanti. 8 milioni più Tatarusanu, vediamo se il Genoa accetta oppure no. Giovanni Simeone, che molto probabilmente sarà anche come copertina di questo nuovo episodio. Allora andiamo a vedere l'offerta del Sassuolo per il nostro terzino sinistro Milic. Un'offerta che non soddisfa le mie preferenze. 2 milioni e 9 e controffertiamo. Eyasserich, giocatore del Nizza, quasi approdato alla Fiorentina. Diciamo che cambiamo questa offerta con 51.000 e 5 anni di durata con giocatore chiave. Vediamo se arriva. E poi verifichiamo anche Diallo. Diallo che potrebbe andare in un'altra squadra, potrebbe andare al Lille. Ma la cosa principale è questa. Allora, noi abbiamo già fatto l'offerta, quindi una volta fatta l'offerta è molto probabile che possiamo soltanto alzare lo stipendio e magari accetta, come succede in questa occasione con Jorge Meret. E allora, giocatore chiave, perché Meret potrebbe essere il futuro della difesa viola, o potrebbe anche essere il futuro della difesa della Samp, perché anche la Samp è in trattativa con lui. E vi ricordo che, visto nell'episodio precedente, tra l'altro Dragowski sta salendo, che Ilicic, tutti, ah caspita, Ilicic ha la Samp, no, Ilicic ha l'Atalanta. Sì, ma è successo dopo il video, quindi non è che posso prevedere il futuro. Ragionate prima di commentare, mi raccomando. Quindi Diallo, come potete vedere, aumento lo stipendio, aumentiamo anche abbastanza ampiamente a 31.500, giocatore importante della prima squadra, e vediamo appunto con Simeone cosa possiamo fare, anche perché non sono interessati a Tatarusanu. E allora, cambiamo l'offerta. 16 milioni cash per il Genoa, per appunto il Ciolito, nuovo attaccante di questa Fiorentina. Andiamo a cercare altri giocatori, giocatori che possono risultare interessanti, e andiamo a cercare Rincon. Rincon perché? Perché nella realtà potrebbe essere una contropartita tecnica per l'acquisto di Bernardeschi. Oltre a lui anche Sturaro. Sturaro potrebbe essere molto utile, molto interessante per il centrocampo della Fiorentina, e seguendo appunto le trattative reali potrebbe rientrare anche lui all'interno della contropartita. Ma il colpaccio è Eze Rodriguez Ruiz, giocatore spagnolo approdato da poco al Paris Saint-Germain. Proviamo con 20 milioni di euro e vediamo se riusciamo a portare un nuovo esterno sinistro a questa in questa Fiorentina, con appunto Eze a sinistra e a destra Chiesa. Secondo me potrebbe essere buono. Laurens de Boek, giocatore belga del Bruges, potrebbe essere il terzino sinistro giovane che mancava a questa Fiorentina, che appunto Corvino già conosce e già ha tentato di prendere. Diallo ha deciso di andare a Lille, che peccato, ci mancherà quel difensore, ma puntiamo tutto su Meret. Allora, accettiamo l'offerta per Milic al Sassuolo e puntiamo tutto su De Boek.
Va bene, e a questo punto accettiamo. 22 milioni, arriva Valentin Eysseric, giocatore del Nizza, trequartista che se la gioca appunto dietro la punta, se la gioca con il nostro titolare. E allora proviamo a vendere anche Rebic. Vendiamo Rebic al Chievo e arriva Jorge Meret, un difensore veramente, secondo me, veramente, veramente importante anche per la Serie A. Potrebbe dire la sua, se è come in FIFA, tra l'altro. Ve lo consiglio caldamente nelle vostre carriere allenatore. E allora proviamo 50.000 per quanto riguarda il Ciolito, portiamolo in prima squadra, portiamolo lì davanti in attacco per la nostra Fiorentina, avanziamo l'offerta e chissà, magari potrebbe essere beneaugurante un nuovo attaccante argentino qua nella Fiorentina, come è successo in passato con Batistuta, ragazzi. Inseriamo Borja Valero più Eze, visto che Kalinic e Borja Valero dovrebbero essere venduti entro la fine di questo mercato. Poi, se non ci riusciamo, li inseriamo così, un po' malamente nelle trattative. Accettiamo l'offerta, vendiamo Rebic al Chievo, abbiamo venduto Milic invece al Sassuolo. E allora andiamo a verificare, arriva lui, arriva il nuovo attaccante, sto parlando del Ciolito, accettiamo l'offerta e confermiamo. Quindi ragazzi, spero vi stia piacendo questa rifondazione della Fiorentina, mi raccomando lasciate un like, i like sono davvero importantissimi. Intanto io vado ad allenare questi bravi giovani togliendo Dix e andando ad inserire il nuovo arrivato, ovvero Simeone. Vi volevo dire appunto che è molto importante per me questi like, sono molto indicativi per verificare quanto vi sta piacendo la scelta della squadra per la serie calciomercato FIFA 18, ma anche per la serie in generale. Quindi lasciate sempre un bel like, iscrivetevi al canale e seguitemi negli altri social. Trovate tutte, naturalmente, tutte le pagine social qui sotto nei link in descrizione. E allora andiamo a verificare cosa possiamo fare per Eze Rodriguez. Qua è un po' complicata la situazione, proviamo Kalinic più 20 milioni che al momento non riusciamo a raggiungere, ma non è un problema, li equilibriamo con il budget degli stipendi. E allora andiamo a simulare questa qualificazione in Europa League e andiamo ad inserire Simeone come attaccante principale. Babacar, attenzione però, perché è anche già un 80, quindi da non sottovalutare, chissà che magari Babacar diventi davvero l'attaccante titolare di questa Fiorentina dopo tanti anni trascorsi come sostituto, come terza scelta di questa Fiorentina. Chissà che magari esploda una volta per tutte e diventi appunto il titolare della Viola. E allora la Fiorentina al momento affronta questo preliminare contro il St. Patrick's 2-0, vinciamo così a mani basse e allora andiamo ad affrontare la prima partita di Serie A. Resoconto finale di Stefano Sturaro, 13 milioni di euro. E allora proviamo a contattare la Juventus inserendo Borja Valero, che costa praticamente lo stesso prezzo, e proviamo anche con Rincon, che costa davvero poco. Però c'è anche da dire che è un 77 con 29 anni d'età, quindi neanche sale poi così tanto, quindi c'è da fare attenzione anche con lui. Va bene, allora, oltre a loro direi che possiamo fare un po' di mercato. Abbiamo Joshua Perez in prestito alla Spezia, accettiamo questo prestito e andiamo avanti. Poi, male, dobbiamo cambiare la trattativa per quanto riguarda Eze, e allora proviamo con 24 milioni cash per il Paris Saint-Germain. Vediamo se riusciamo a appunto a comprarlo, a portarlo a Firenze. Simuliamo anche questa partita contro l'Atalanta, la prima di Serie A. Gol di Vecino e allora 1-0. Prima partita, prima vittoria per la Fiorentina di Stefano Pioli. Sarà ben augurante oppure no?
questo lo scopriremo tra qualche, diciamo, tra qualche giorno, meglio, tra una cinquantina, sessantina di giorni lo scopriremo. E allora, offerta troppo bassa per Rincon, troppo bassa per Sturaro, non è che siano troppo basse, questa è troppo bassa, perché vogliono 36 milioni, proviamo con 27 milioni e avanziamo l'offerta. Le altre risultano basse perché non sono interessati alle contropartite, né a Kalinic né a Borja Valero, e insomma la Juve è un po' così, è un po' particolare. Però attenzione, perché qua il Paris Saint-Germain ha accettato la nostra offerta, accettata. E allora, giocatore chiave, inseriamo 5 anni come durata del contratto. E allora, andiamo a simulare questa partita di ritorno per la qualificazione della Viola in Europa League. Allora, 1-1, gol di Chiesa dopo le due reti del nostro titolare trequartista Saponara. Sì, non mi ricordavo il nome di Saponara, maledetto, per quello che dicevo, il nostro trequartista titolare, ma non è importante. In ogni caso, andiamo a guardare Lorenz De Bock, 75, 24 anni, un giocatore che può arrivare all'80 come terzino sinistro. Se siete interessati e non l'avete ancora visto nelle carriere allenatore, ve lo consiglio. Inseriamo Tatarusanu e vediamo se appunto riusciamo a portarlo a casa gratis con questa contropartita, sarebbe davvero fantastico. E allora, 97.000, così, proprio sparo altissimo, giocatore chiave, e vediamo se riusciamo a portarlo a casa. Allora, partita con il Napoli, e sta per terminare il mercato, fantastico, riusciamo a comprare De Bock a zero con la contropartita tecnica che è il nostro portiere. E allora direi, giocatore importante della prima squadra, perché si gioca il posto con il nuovo arrivato terzino sinistro Strinic dal Napoli. Accettiamo, accettiamo, perché arriva il fuoriclasse in casa, Fiorentina, sto parlando di Eze. E allora, mettiamo a posto la squadra, mettiamo a posto la rosa, e direi che Caramo, che è un talento veramente importante per questa Fiorentina, un talento secondo me che deve crescere, che deve sbocciare. E allora, direi che come titolare, come già vi avevo anticipato, Eze potrebbe stare tranquillamente sulla sinistra, mentre Chiesa sulla destra. Anche, vi dico la mia, potrebbero essere intercambiabili, cioè Eze a sinistra, Chiesa a destra, Chiesa a sinistra, Eze a destra. Però con un 4-2-3-1, dove Saponara agisce dietro le spalle di Simeone e in alternativa di Babacar. Qui a centrocampo Badeli e Vecino, però attenzione, perché potrebbe appunto arrivare prima della fine del mercato un nuovo giocatore. A questo punto punterei su uno dei due della Juventus, quindi o su Rincon. Qua 1-1 contro il Napoli, diciamo tranquillo, se vero ma giusto, il risultato. E appunto vi stavo dicendo, potrebbe arrivare un nuovo centrocampista, potrebbe essere uno dei due, o Sturaro o Rincon. E intanto Babacar, incredibile ma vero, arriva all'81, tanta roba. E allora facciamo una cosa, ragazzacci, direi che andiamo a dare in prestito Satalino al Trapani. Mentre De Bock arriva, fantastico, perché arriva e risparmiamo tra l'altro per quanto riguarda lo stipendio, perché quello di Tatarusanu era anche più dispendioso. Benissimo, e ci portiamo a casa un altro terzino sinistro. E allora andiamo nella lista dei preferiti, i due giocatori che vi avevo annunciato sono loro. Contattiamo la Juventus per Rincon, dato che Sturaro è molto complicato per quanto riguarda il suo arrivo, anche perché abbiamo pochi milioni. Proviamo a questo punto magari un 5 milioni e mezzo, più ci butto dentro Borja Valero per essere sicuro che arrivi Rincon. So che è è una trattativa di mercato insulsa, anche perché bastava semplicemente Borja Valero, questa è la realtà, però mancano poche ore, deve essere reale, e allora, ok, vedete come vi avevo anticipato, ha accettato.
e è molto più reale sbarazzarsi di Borja Valero, visto che non lo prendeva nessuno, piuttosto che tenerlo qua in squadra e portare a casa comunque un centrocampista come Thomas Rincón, che rientra nelle trattative di mercato reali di questa Fiorentina. Quindi ragazzi, mi raccomando, scegliete anche squadre dall'estero, non soltanto quelle della Serie A, visto che al momento avete scelto sempre quelle di Serie A, e accettiamo qui Thomas Rincón. Praticamente non mi avanza neanche un milioncino. Ho proprio fatto un mercato come si deve con questa nuova rifondazione della Fiorentina. Poi naturalmente adesso vi faccio vedere per filo e per segno la squadra e sono curioso di scoprire che cosa ne pensate. Naturalmente non è la Fiorentina che farei io, cioè non è la Fiorentina che vorrei io, è la Fiorentina che vorrebbe Pioli e Corvino. Mi raccomando, accettiamo Baezza al Perugia e magari vendiamo un po', guadagniamo qualcosina prima della fine del mercato. E allora Andres Schettino lo possiamo mandare in prestito a Latina, avanziamo l'offerta, così abbiamo un po' di budget stipendio e abbiamo venduto Baez, perfetto, quindi praticamente ci avanza malapena un milioncino così, tanto per. E allora anche Gian Mlakar, che recentemente se n'è andato in prestito anche nella realtà, qui lo mandiamo in prestito alla Provercelli. Allora, mancano poche ore al termine, mancano 2 ore praticamente. Allora, io direi a questo punto che possiamo ritenere appunto concluso questo mercato, secondo me, con buoni voti. Vi ricordo sempre... attenzione, qua tra l'altro il Napoli si sbarazza di Sarri e ci chiede un'offerta per allenare De Laurentiis. Che cosa fai? Mi vuoi donare il Napoli? Ma vabbè, noi ci teniamo qua la Fiorentina. Comunque abbiamo qua il Cholito Simeone in attacco con Eze Rodriguez a sinistra, che è diventato un 81, Saponara trequartista, Chiesa a destra e naturalmente i due centrocampisti che sono Badeli e Vecino, con il terzino sinistro Strinic, Astori, Meret che è già un 80, Gaspar nuovo terzino destro e Sportiello portiere titolare. Attenzione perché sono arrivati in squadra anche Caramò, che è veramente interessante come giovane, Jeseric trequartista molto molto buono, togliamo Dix perché è arrivato De Bock che è più forte. Arriva anche Rincón che è un 77, spiace per Kalinic, l'infortunio purtroppo ha vietato diciamo la sua vendita e quindi niente. Questa è la Fiorentina che vorrebbe Pioli, che vorrebbe Corvino. Vi ringrazio per aver visto questo episodio e vi ricordo che potete commentare qui sotto e scegliere voi la prossima squadra. Mi raccomando, commentate in tantissimi, in tantissimi. Vi aspetto alla prossima. Ciao!